Oh, coi carri di Assassin's Creed Sarebbe troppo facile. prendevo tutti i pali. Invece con la barca me la sto cavando abbastanza bene. Aspetta però. Oddio. Vai. Vabbè, ma anche questi no, però. Sali? No? No, non ci piace. Qua? No, figuriamoci. Qua sì. Oddio. Sicuramente come acquario era molto bello, eh? Ma adesso che è vuoto, è un po' triste. Pesci tropicali. Questa è l'uscita. Che è quella che era chiusa di là. Ok. Ora. Dobbiamo capire dove possiamo andare. Qui è chiuso. La serranda. Io sono entrata da qua sopra. Ah, da qua forse. Si può spostare questo? No. Ah, di qua. Neanche l'avevo visto, pensavo fosse un vetro. Devo entrare nelle fogne. Ah, guarda, non lo voglio sapere, verità. A me queste sembrano proprio. O è dietro l'acquario, o direttamente una specie di fogna. Al massimo. In alto c'è qualcosa. No, aspetta, a proposito. Oh, vedi? No, perché mi manca quello. Quello è al massimo. Ok. Sopra là mi può arrivare di tutto e di più. Ma siamo pronti a questo, no? Tanto che ci stiamo a fa. Questo era proprio un ambiente dell'acquario, invece. Che la cosa mi preoccupa. E non poco. Perché se c'è qualche cosa mutante qua. Ormai tutto è possibile in sto gioco. Allora, faccio un'altra strada, ok, però prima voglio vedere qua sopra. Qua c'è qualcosa? Sì. Forbici sono al massimo. Qua. Piante. In un certo senso ti fa vedere come dovrebbe essere un acquario.
da dietro. Che letteralmente questa è la parte che non fai vedere al pubblico. Ed è meravigliosa questa cosa. Perché a me tutto sto silenzio mi puzza di bruciato? Porta. Ok, fammi andare un attimo qua. In teoria sono nascosta, in pratica ci credo solo io. Vediamo questo. Ok. Posso dire che inizio ad avere un po' di paura? Proprio leggermente. Me lo sto chiedendo pure io. C'è una porta. Qua non c'è niente, qua ci sono i computer. Quindi di qua immagino. Mira che deve far casino, ma non si rompe. Adesso guardiamo bene. Ah, là. Posso sparare da così? No, penso di no. Oddio santo. Devo sempre spaventare, in qualche modo. Sempre lui. Cane! No, cane, no, cane. No, poverino però. Mi dissocio da questa cosa comunque. Ecco. Mi dissocio pure da questo. I cani sono bellissimi ed intelligenti. Esattamente come i gatti. Chi dice il contrario non capisce nulla. So che se c'è il cane, sa che c'è pure la sorpresa. No, niente. Che è di là. Cosa è successo qui? Ah, meglio non saperlo, guarda. A volte è meglio rimanere nell'ignoranza più totale. Quante porte ci sono in questo posto? Fammi aprire di qua. Vediamo se si può aprire. Bloccato. Perfetto. Buono. Almeno abbiamo solo una strada. Se no, vai di qua e torna indietro e fai quello. Però il cane non penso che sia da solo, insomma. La porta del granchio. Vediamo dopo dove c'è il granchio. Meglio liberare prima la zona. Ah, qua dormono. Qua c'era il cane, infatti. Siete parecchi. Owen. Ma dai. Era delle luci prima. Questo Owen. Owen Moore.
visto che quel cavolo di cane mi ha fatto male. Chiuso. A posto. Di qua quindi. Io vi preparo perché se c'è un altro cane alla fine... Ecco. Sono qua dentro. Nessuno torna vivo da quell'isola. Quante volte ho rischiato la vita per te? Owen, eccolo lì. Io non ci vado, cazzo. Allora resta. Torna indietro. Fanculo, Owen. Mani in alto. Tutte e due. Dov'è? Ragazza di Jackson. Ditemi dove è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete, quindi mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Forza. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo. Possiamo parlare. Non ti avvicinare. T'avvicinare che guarda, eh. Tizio delle luci. Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Sapevo io. Già sto schiacciando quadrato perché lo so. Ha fatto tutto da sola. Dimmi dov'è, ormai. Dimmi dov'è. Cazzo è? Giustamente, non troppo più dire. Perché non mi fa vedere dietro di lei? Io ho paura quando ci sono queste. Ok. Era incinta? Ah, è vero, sì, ho capito. Ecco. Capito chi è? È quella che parlava all'inizio, Abby. Oh, Tommy. Ciao, Tommy. Va tutto bene. Forza, andiamo. Andiamo. C'è Tommy, ragazzi. Che bello. Ciao Tommy. La mappa. Porca miseria. Qua c'è Dina, giustamente, che anche lei ha suo da fare. Ok, sto guardando in giro giusto per me. Probabilmente non è che trovo qualche cosa che mi ricarica armi o roba di questo tipo.
A lei verranno gli incubi per il fatto che ha ucciso comunque una donna incinta. Nonostante fosse dei cattivi, ok, però. Dov'è? Di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Con lei ovviamente si parla di Abby. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Aida. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Infatti. Ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Ah. Che non ti trovi un regalo da solo. Come stai? Bene. Insomma. Ellie. Bene. Comunque non sta bene, logicamente. Grazie per essere tornato. I guai dei miei amici sono miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che mi diverto a tirarti fuori dai guai. Sì, abbiamo notato. Così va meglio. Oh, merda. Oh. Ecco. Alzati! Su le mani o sparo anche a questo! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! No! Cazzo! Stop! Basta! Lo stavamo cercando, è arrivata Getta lei. L'arma. Getta l'arma! No! No! So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Ecco. Brutta situazione, eh?